tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Si è spenta alle 16 di ieri alla Santa Croce di Fano Sara Bracci, vittima di un grave incidente nel 2015. Atteso da operatori turistici e bagnanti, finalmente inaugurato oggi il sottopasso pedonale a Ponte Sasso. BCC Fano crescere nella cooperazione, ieri al Politeama la cerimonia di presentazione. Il liceo artistico Apolloni lascia gli storici locali di Palazzo Marcolini a fine anno scolastico. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, apriamo questa edizione di Occhio alla Notizia con la triste notizia che Sara Bracci, la sommelier nota per aver creato innumerevoli iniziative di promozione territoriale ed enologiche, coinvolta in un tragico incidente nel 2015 dopo 2 anni e mezzo di cure, purtroppo ieri ci ha lasciato. Vediamo i particolari nel servizio. Siamo in Isola di Fano e siamo pronti a partire per la 7ª tappa della staffetta del Bianchello. Non ce l'ha fatta Sara Bracci, la quarantenne rimasta vittima di un incidente terribile sulla strada avvenuto il 9 dicembre 2015 sulla provinciale 29 che collega Pianello con Cagli. Le condizioni della donna, conosciuta come componente dell'Associazione Italiana Sommelier e ambasciatrice dell'enogastronomia, erano apparse fin da subito gravi, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza all'ospedale regionale di Ancona. Centinaia in queste ore i messaggi di cordoglio sui social ed in particolare sul profilo del compagno Raffaele Papi, che insieme ai familiari e ai suoi amici ha sperato fino all'ultimo di poterla riabbracciare e invece purtroppo Sara ha chiuso gli occhi per sempre. La vogliamo ricordare così, sorridente e serena, il vuoto che ha lasciato sarà incolmabile, si legge in alcuni dei commenti. In questi 2 anni diverse associazioni e privati cittadini si erano prodigati per raccogliere fondi da devolvere all'associazione Camminando sui tuoi passi, dedicata alla sommelier bisognosa di cure. Così come quella che si terrà sabato prossimo all'iniziativa Bianchello e Friends 2. Sara era tornata al Santa Croce di Fano da lunedì, proveniente dalla clinica neurologica austriaca Hochzirl di Innsbruck, specializzata in patologie neurologiche, dove la famiglia l'aveva portata nei primi di marzo per tentare di risvegliarla. Speranza che si è definitivamente spezzata ieri, poco dopo le 16, quando il cuore di Sara ha smesso di battere, dopo essere stata quasi 2 anni e mezzo in uno stato vegetativo. Per tutti, l'ultimo saluto a Sara sarà possibile tributarlo il giorno del suo funerale, lunedì 4 giugno alle ore 10, nella chiesa di San Biagio a Cucurano di Fano. E vi ricordiamo che questa sera, dopo il nostro telegiornale, proprio per ricordare tutti quanti insieme, Sara Bracci andrà in onda dopo i nostri speciali una piccola intervista realizzata per il programma Guarda chi c'è. Cambiamo argomento, atteso da tanto tempo sia dai bagnanti, dagli operatori turistici e naturalmente anche da coloro che devono passare di là dalla ferrovia a Ponte Sasso, il sottopasso finalmente questo pomeriggio è stato inaugurato. Vediamo. Oggi è una giornata importante, inauguriamo il nuovo sottopasso pedonale ciclabile di Rio Crinaccio a Ponte Sasso. È un'opera importante, una risposta per migliorare questa zona, è una risposta in termini turistici, ma soprattutto mi piace sottolineare una risposta complessiva che abbiamo dato in questi anni. Qui c'era una problematica che partiva dal Rio Crinaccio, luogo che aveva dato vita a diverse esondazioni creando anche disagi e danni alle strutture e alle persone. Quindi in questi anni siamo intervenuti prima mettendo in sicurezza il Rio Crinaccio, realizzando un nuovo ponte e oggi siamo a inaugurare questo nuovo sottopasso. Un'opera straordinaria, importante e mi piace sottolineare che dopo circa 30-40 anni è il primo sottopasso che si realizza di nuovo in questa città. Era un impegno che ci eravamo presi e un impegno che abbiamo mantenuto.
Per cui, la cosa davvero significativa è che siamo riusciti a farlo in collaborazione con SRT, cioè la ditta che sta svolgendo i lavori di potenziamento della struttura che lavora con i materiali delle ferrovie proprio vicino nei pressi della linea Fano Urbino quando si arriva sulla statale a Fano. E questo intervento sicuramente risolve questo problema di collegamento e lo risolve in modo ottimale, per cui non resta altro che esprimere il ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo obiettivo, dalla ditta allo studio dell'ingegner Pierini, a tutti i tecnici del comune che hanno collaborato, dal dottor Fossi al dottor architetto Adriano Giangolini, Laura Olivelli, insomma tutto lo staff che ha lavorato davvero tanto per raggiungere questo obiettivo, e anche le ferrovie dello Stato, nella persona dell'ingegner Stefano Morellina, che all'inizio del percorso ci ha aiutato, proprio perché raggiungere questo obiettivo è complesso, e quindi anche l'ingegner Morellina ha dato il suo contributo. Quindi oggi è una giornata, penso, bella e felice per questa località, e che ci si ricorderà, insomma. Ed ora veniamo allo scossone politico che ha creato la decisione del consigliere Luca Serfilippi di aderire come semplice sostenitore alla Lega, e a 48 ore dalla sua dichiarazione d'intenti arrivano subito le prime repliche, particolarmente quella della lista civica La Tua Fano, che si è riunita ieri. All'ordine del giorno la decisione appunto del consigliere della lista Luca Serfilippi di iscriversi alla Lega, rappresentando di fatto le istanze politiche e amministrative del Carroccio. Il coordinamento rinnova l'invito a Luca Serfilippi di dimettersi, come già richiesto dalla segreteria della Tua Fano, dalla segretaria, scusate, della Tua Fano, Francesca Cecchini, che sostiene che il consigliere non possa muoversi su due fronti. I suoi eventuali prossimi interventi in consiglio comunale ed in altra sede, pertanto, verranno considerati soltanto sue opinioni personali. E era atteso anche questo da tanto tempo, diverse sui social le fotografie e i commenti, stiamo parlando del verde che invadeva in maniera veramente pesante la ciclabile Fano-Pesaro, ma naturalmente sono iniziati questa mattina alle 5 i lavori di sfalcio dell'erba sulla ciclabile, innumerevoli in queste settimane appunto le segnalazioni, le foto di ciclisti che dovevano zigzagare tra erbacce e cannici che ormai avevano ostruito completamente in alcuni punti la ciclabile. Colpa il caldo improvviso e l'umidità delle ultime piogge, la situazione era degenerata con panchine completamente inghiottite dalle erbacce e punti in cui in due appaiati non era possibile transitare. Oggi, con una apposita macchina e diversi decespugliatori, la ditta incaricata ha iniziato i lavori, coadiuvati anche dagli agenti della polizia locale che per sicurezza chiudevano la circolazione progressivamente nel tratto interessato appunto dagli sfalci, garantendo così sicurezza sul lavoro e anche per tutta l'utenza. Cambiamo argomento. Questo fine settimana l'associazione Tra le Note promuove il secondo concorso canoro per cori delle scuole primarie nazionali. Tra queste anche una di Fano, la scuola primaria Gentile, istituto comprensivo Gandilio. Il servizio di Serena Bezzicheri. Vediamo. Centinaia di bambini provenienti da tutta Italia, soprattutto dal nord, inonderanno Fano sabato 2 e domenica 3 giugno per il secondo concorso sulle note della fortuna, una competizione canora a cui hanno aderito 19 scuole primarie, di cui 7 sono risultate finaliste, in seguito a una valutazione e selezione della canzone inedita inviata via mail da ciascun coro partecipante. L'iniziativa è partita dalla scuola elementare di Bellocchi, ma ancora meglio da un gruppo di amici che condivide la stessa passione e la stessa idea sull'importanza della musica e del canto nella formazione dei bambini. Questo weekend si svolgerà il secondo concorso sulle note della fortuna.
Esatto, è una manifestazione dedicata ai bambini delle scuole primarie, ai complessi corali delle scuole primarie. E è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo debuttato, quest'anno confermiamo la partecipazione anche massiccia di un sacco di cori che provengono soprattutto dall'Alta Italia. Guest star, c'è anche un coro di Fano, quindi quest'anno siamo molto orgogliosi di questa realtà canora e corale che c'è anche a Fano. La giuria è una giuria d'eccezione, di qualità altissima, perché abbiamo Sandro Fabiani, la presidente della Fondazione Teatro Katia Amati. Io i curriculum ovviamente non ve li dico perché queste persone sono conosciutissime, Elisa Ridolfi, Stefania Paterniani e ultimo ma non ultimo ovviamente Francesco Santini, del direttore del Coro Polifonico di Fano. E sabato 2 giugno verranno effettuate le audizioni, perché in realtà la giuria non li ha mai ascoltati dal vivo. In Sala Verdi ci saranno le audizioni di questi cori, uno alla volta, saliranno uno alla volta sul palco. Nel frattempo i cori che aspettano fuori saranno allietati da una serie di laboratori. La domenica 3 invece ci sarà la gara vera e propria, quindi inizierà alle 17, il teatro sarà strapieno, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo allestito nel corridoio che porta alla Corte Malatestiana un maxi schermo con delle seggiole per garantire un pochino anche alla città di poter godere di questa cosa. In seguito, alle ore 19 circa, al Teatro della Fortuna, verranno premiati i primi 3 cori classificati, che oltre alla soddisfazione e alla fantastica esperienza, porteranno a casa una borsa di studio del valore di 1000 euro per il primo classificato, di 700 euro per il secondo e 500 euro per il terzo posto. Cifre che, precisa la presidente di Tra le Note, Stefania Bernabucci, verranno reinvestiti dalle scuole in progetti musicali. E rimaniamo in ambito scolastico, perché il liceo artistico Apolloni dal prossimo anno si trasferirà a San Lazzaro. Ieri sera nella piazzetta antistante l'istituto si è tenuta una manifestazione come arrivederci alla vecchia sede. Vediamo. Fu istituita nel 1883 e si chiamava Scuola Popolare di Disegno ed aveva lo scopo la qualificazione grafica degli artigiani. Dopo una breve permanenza nell'ex Palazzo Malatestiano, si trasferì nei più ampi e signorili locali del Palazzo dei Conti Marcolini fino ai giorni nostri, anzi fino alla fine di questo anno scolastico. Sì, perché il liceo artistico Apolloni, che prende il nome dall'illustre scultore romano Adolfo Apolloni, che ne fu anche direttore per ben 22 anni, fra pochi giorni, con studenti, docenti e segreteria, lascerà lo splendido palazzo signorile per iniziare dal prossimo anno scolastico una nuova fase della sua vita, trasferendosi nei locali a San Lazzaro utilizzati fino ad oggi dall'Istituto Tecnico Commerciale. L'occasione per l'arrivederci alla sede, che fino ad oggi è stata la casa delle arti fanesi, è venuta in occasione di una manifestazione giunta alla sua 6ª edizione. Sicuramente la nuova sede, dove andremo ormai certamente, mi viene da dire, dove certamente andremo dal mese di settembre prossimo, avrà una connotazione sicuramente diversa, ma che i ragazzi e gli insegnanti stanno già allestendo e sistemando per accogliere al meglio questo liceo artistico. Stiamo lavorando già dal luglio dell'anno scorso e da quel periodo abbiamo lavorato in stretta connessione con la provincia, col personale della provincia. Non volete però con questo troncare, dicevamo prima, il legame con questo edificio così importante per la storia di Fano, della scuola e di tutti gli artisti che vi si sono gravitati attorno? Voleste mantenerlo questo contatto? E sappiamo che in questo momento non è possibile, perché ci sono delle normative da rispettare, c'è un discorso di sicurezza che va tenuto in considerazione, ma contiamo e speriamo, e così anche ieri con l'assessore Mascarin, che rappresenta l'incontro, ne abbiamo anche parlato un po', ne abbiamo discusso. È importante che resti un legame con questo palazzo, per i ragazzi soprattutto, ma credo anche che sia importante anche per la città, perché potremmo allestire delle mostre in questi spazi, potremmo aprire dei laboratori che i ragazzi potrebbero tenere per la città, e quindi questo legame potrebbe non perdersi e dare nuovo impulso a questa bellissima struttura.
E con la chiusura delle scuole ogni anno naturalmente si apre un po' in maniera ufficiale la stagione balneare, anche quest'anno è così, anche se i bagnini sono pronti da tempo. Vediamo. Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale, ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più su, vieni qua su. È ufficialmente iniziata oggi, 1° giugno, la stagione balneare 2018, anche se praticamente sono già diversi fine settimana che i bagnanti hanno iniziato a frequentare i lidi ed i bagnini, tranne quelli che aspettano ancora il ripascimento dell'arenile, vedi Sassonia di Fano, hanno piantato gli ombrelloni ed attrezzato la spiaggia. E c'è anche chi ha messo ad accogliere i clienti pennuti animali dotati di parola. Ero tentato un anno. Il vero pienone però si attende dopo la chiusura delle scuole, quindi il 9 e 10 giugno, data in cui partirà anche il servizio permanente di salvamento in tutto il litorale, ora attivo solo domani e dopodomani. Questo fine settimana quindi prove generali di accoglienza, con i bar che hanno già fatto il pieno di bibite e gelati e i bagnini armati di buona speranza per una stagione tutta da incominciare. E sole c'è, gente sta arrivando, oggi primo giorno di, non d'estate ma di stagione vera e propria, e per questo ponte sembra che ci siano delle prenotazioni, perciò speriamo bene e nell'arrivo anche del bel sole e tutto quanto. Ma anche di venerdì mattina non sono mancati i frequentatori della spiaggia, tra chi pigramente steso sul lettino prende i primi raggi di sole e chi invece imperterrito viene nello stesso posto da 40 anni. Il primo giorno di mare? Sì. Primo giorno di mare? No, sono venuto ieri. Secondo. Turista? Sì, per caso. Da dove? Modena. Insomma, questo mare così, di prima stagione, com'è? Bello? Sì, diciamo è accettabile. C'è un po' più di tranquillità in questo periodo dell'anno? Sempre stato così. Quindi ci si gode al massimo la spiaggia? Sì, a me piace che ci sia poco casino. Una bomba nucleare! C'è anche chi, in barba alle temperature non ancora miti dell'acqua, fa il primo bagno, complice anche l'invidiabile incoscienza legata alla giovane età. Caldo o fredda? Fredda! È freddo, però se non lo fa lui il bagno... Chi lo fa? Ti piace venire al mare qui? Sì. Andiamo al mare! Come l'acqua? Ghiacciata. Però fai il bagno lo stesso? Sì, mi piace! Bene, si è svolto nei giorni scorsi presso la libreria Equilibri di Fano un incontro sul tema come funziona il mondo della TV, della stampa, di internet e identificare i rischi di un uso inconsapevole, sregolato, specialmente tra gli adolescenti ed i giovani. E quindi sentiamo come si è affrontato questo argomento. Siamo qui con il giornalista pubblicista Marco Gasparini, il quale ha tenuto una conferenza sulla società, sul burattino di noi, l'uso consapevole dei media. È stato un incontro alla cui presenza hanno partecipato circa una quindicina di persone interessate appunto agli argomenti della nuova tecnologia, del web, della posta elettronica, internet, eccetera. E Marco ha precisato alcuni punti abbastanza salienti circa appunto l'utilizzo di questi metodi, diciamo, informatici ed elettronici nei confronti dei figli, perché oggi abbiamo un rischio molto molto grosso, molto molto alto, per educare i figli all'uso di questi mostri della tecnica. Per cui ecco, io chiederei a Marco cosa ne pensa, quali sono le opportunità per i genitori per cercare di limitare i danni, tra virgolette, ai nostri figli. Marco, cosa ne pensi? Ma il mondo dei media ormai ci permea nel quotidiano, in tutte le cose che facciamo, infatti siamo sempre
lì online su tutto, quindi anche se non lo vogliamo, diciamo, è un mondo che ci appartiene. È un mondo che però, come dicevi giustamente, è pieno anche di rischi, di difficoltà, di pericoli, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, che non hanno quegli strumenti di decodifica dei linguaggi che questi mezzi multimediali utilizzano. Ecco, questo incontro abbiamo cercato così di affrontare alcuni aspetti andando a decodificare questi linguaggi. Ad esempio abbiamo guardato alcuni video e appreso che nelle tecniche di montaggio audio-video, ad esempio, le inquadrature hanno un significato. Inquadrare una persona dal basso verso l'alto è diverso che farlo dall'alto verso il basso. Ecco, tutte queste accorgimenti, esatto, ci portano a dire che se noi siamo consapevoli dei linguaggi utilizzati, possiamo anche difenderci da quello che a volte sono messaggi pericolosi o devianti, soprattutto rivolti ai ragazzi e ai giovani. In questo però devo dire anche che non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo affrontarlo con consapevolezza e magari studiando un pochettino quelli che sono i media, questi nostri compagni di viaggio. Parliamo di attività sportive, perché il Centro Sportivo Italiano di Pesaro Urbino, sede a Fano, organizza per giovedì 7 giugno alle ore 21 al Palace Allende di Fano un corso di formazione riservato a 67 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 35 anni di tutta la provincia, che di recente hanno acquisito il diploma di educatore. Docenti del corso saranno i medici dell'associazione Fano Cuore Onlus. Sono 14 in totale le strutture che ospiteranno l'attività del comitato dall'11 giugno al 7 settembre, 8 delle quali pronte anche ad accogliere bambini dai 3 ai 14 anni. Alla scuola Gagia di Fano, 2 invece, e alla Berardi di Sant'Orso, tante attività per i piccoli dai 3 ai 6 anni, mentre sempre a Sant'Orso, ma questa volta alla scuola Montese, si ritroveranno i ragazzi dai 6 ai 14 anni. A questi centri vanno aggiunte anche le strutture di Marotta, Beach Stadium e di Fossombrone, dove i camp sono organizzati da associazioni sportive affiliate al CSI. Parliamo sempre di giovani, perché al Cinema Politeama di Fano ieri è stata presentata l'edizione 2018 del progetto Crescere nella cooperazione, promosso dalle BCC delle Marche. C'era per noi a seguire l'evento Simona Zonghetti. Insomma, vi è piaciuto questo progetto della BCC di Fano? Vi siete divertiti? Vi ha insegnato qualcosa? Sì, è stato molto divertente e soprattutto ci ha insegnato a collaborare insieme. A voi invece? Anche, molto. Già l'abbiamo fatto l'anno scorso. Ragazze, voi vi siete divertite? Tantissimo. Tu? Sì, anche io. Hanno cantato, ballato, recitato e portato foto e video per mostrare alla platea il lavoro svolto durante l'anno scolastico. Sono stati più di 300 gli studenti che hanno aderito al progetto Crescere nella cooperazione, una iniziativa promossa dalle BCC marchigiane, ma che giovedì scorso ha visto protagonisti al Cinema Politeama i ragazzi che hanno partecipato con la BCC di Fano. Stiamo trasmettendo ai ragazzi un po' i nostri valori, i valori della cooperazione, che tra l'altro non è soltanto nel campo del credito, ma sono in tutti i settori della vita economica e costituiscono una cosa molto importante per i nostri territori. Sono cooperative, diciamo, dall'agricoltura all'edilizia, quindi sicuramente creare nei ragazzi l'idea che le cose fatte insieme, collaborando, si fanno meglio, che comunque rappresentano sempre un momento di crescita. Questo qui è l'obiettivo che ci diamo. È chiaro che la realtà economica è così variegata, però dire anche che è possibile fare l'attività insieme, in cooperazione, è diciamo un po' il nostro obiettivo. Dopo il saluto del presidente, la mattinata è proseguita con l'esibizione di 12 ACS, associazioni cooperative scolastiche, fondate da bambini della scuola primaria, secondaria, di primo e di secondo grado. I più piccolini aderiscono all'ABC della cooperazione. Sul palco dunque si sono alternati, presentando la loro impresa, studenti di tutte le età, dal momento che il progetto ha previsto sezioni e modalità di partecipazione differenti. Che ci risenta
tutti. Come presidente della compagnia cooperativa Carcecetana voglio innanzitutto presentarvi i soci e gli amici che hanno realizzato con noi il progetto. Tanto è stato l'entusiasmo e l'impegno dimostrato da ragazzi e docenti che si rivedranno il prossimo 6 giugno con la premiazione finale al Teatro delle Muse di Ancona. Io sono l'Ape Regina, sono la mamma di tutte loro. Depongo fino a 2000 uova al giorno. Che fatica! E poi siamo diversi, e questa è una ricchezza. Aumentano le idee, acquistiamo sicurezza. Bene, con quest'ultima notizia termina qui TG, occhio alla notizia. Naturalmente prima di lasciarvi, però come sempre facciamo, vi voglio ricordare che cosa andrà in onda dopo di noi. C'è naturalmente i nuovi frammenti con La Fano di un tempo, In cucina con lo chef, le sue ricette, e un approfondimento con Giampiero Pedini, il padrone di Sapori e Motori, e poi uno speciale dedicato alla finale nazionale di bowling allo Sport Park, e poi ricordatevi dell'intervista a Sara Bracci. Bene, questo è tutto, questo è il numero in sovraimpressione che vedete per le vostre segnalazioni, importantissime come sempre per noi. Io naturalmente vi do appuntamento a domani mattina per Occhio ai Giornali alle 7:30. Buona serata con i nostri programmi.